Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornata Daniela Vecchiato, direttore APT Alpe Cimbra, direttore marketing, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. E ben arrivato, anche ci fa piacere di avere per la prima volta qui in studio, ma non sarà l'unica, speriamo, Patrizio Andreatto, responsabile marketing APT Valsugana. Buongiorno. Allora, come avete intuito, parleremo di montagna, parleremo di opzione vacanze, quindi alternative al mare, che spesso è anche faticoso, caldo, ingombrante, trafficato, eccetera. Opzioni molto molto interessanti, ci sono tantissimi eventi in Alpe Cimbra che sono stati organizzati, che partono da subito praticamente perché si riapre, si è già aperta la stagione, ma ci sono anche tantissime opportunità da cogliere per gli sportivi, meno sportivi, per le famiglie, per i bambini. Tanti di voi ci hanno scritto con bambini che cosa si può fare anche per l'estate, adesso ve lo racconteranno e poi andiamo a scoprire la Valsugana. Valsugana, che come si diceva, non è solo un percorso stradale, esatto, noto più o meno, ma è una bellissima occasione per andare a fare anche spiaggia sul lago e quindi vedere delle cose straordinarie, alternative alle consuete spiagge del mare, che sono bellissime, però hanno degli inconvenienti. E allora incominciamo ad avventurarci. Allora, prima per curiosità, la stagione si è chiusa, quella invernale, l'abbiamo chiusa, è andata bene? È andata benissimo, e grande soddisfazione. Il fatto di aver garantito l'innevamento programmato ci ha consentito di far fronte anche alla mancanza di neve, e quindi è stata una stagione da record. Fino al giorno della chiusura aveva fino neve. Al giorno della chiusura. Pieni fin sopra. Fin sopra i capelli di neve, poi che esatto. Alla fine, devo dire, ha continuato a scendere in abbondanza, quindi iniziata un po' in difficoltà per la neve, ma poi chiusa la stagione con ancora 2 metri di neve sulle piste. Mamma mia, adesso la neve se n'è andata. Per fortuna, esatto, adesso noi abbiamo tutti voglia di estate, di riscoprire la montagna in tutte le sue opportunità estive e primaverili, quindi adesso è verdissima. Proprio bello. Allora, quali sono le opportunità? Voglio dedicarmi anche alla famiglia e ai bambini, perché giustamente ci sono state delle signore che sono state gentilissime, ci hanno scritto, si sono complimentate per le vostre presentazioni, eccetera, e chiedono per l'estate. Allora, dedichiamo il primo spazio un po' a chi ha bambini, chi ha carrozzine, chi ha cosa. Si può anche d'estate o bisogna optare per altre soluzioni? Assolutamente no, e abbiamo delle novità importanti. Quest'anno inauguriamo 8 percorsi sull'Alpe Cimbra, quindi tra Folgheria, Lavarone e Luserna. Questi sono i 3 ambiti che rappresentano l'Alpe Cimbra. Andremo a inaugurare 8 percorsi baby trekking, quindi dove le mamme con il loro passeggino, anche da città, quindi non è necessario utilizzare dei passeggini super ammortizzati, possono fare queste lunghe camminate con il loro bambino comodamente riposto sul passeggino. Che lunghezza hanno questi percorsi? Hanno una lunghezza massima di 6-7 km, alcuni sono più brevi di un paio di chilometri, alcuni sono più vicini ai centri abitati, altri si immergono nel bosco, e quindi un'opportunità molto interessante per le mamme con i passeggini, anche perché spesso è vero che c'è lo zaino da montagna dove poter mettere il bambino, però comunque i bambini pesano, no? E quindi per il genitore diventa un po' faticoso. Invece, grazie a questi nuovi percorsi, che saranno tutti tabellati, avranno una cartina dedicata, potrete tranquillamente muovervi e camminare, quindi godervi a pieno la montagna su questi percorsi. Parlando ancora di famiglie, altre 2 novità importanti. Abbiamo realizzato una nuova mappa dell'Alpe Cimbra, che è un'Alpe Cimbra Family, dove raccontiamo in maniera molto divertente quelli che sono i luoghi da scoprire con i bambini. Quando i bambini sono felici di diventare dei piccoli escursionisti, allora tutto diventa facile, no? Perché l'impressione iniziale è sempre quella, come ci siamo detti più volte, che i bambini non vogliono camminare. In realtà i bambini vogliono camminare se sono affascinati dai percorsi, dai racconti, dagli gnomi, dalle fate, dai mulini. Quindi una nuova cartina proprio a misura di bambino, dove è il bambino che può scegliere insieme con i genitori l'itinerario e decidere ogni giorno di scoprire una realtà nuova e diversa dell'Alpe Cimbra. E poi veniamo a un bel impegno questo. È un bel impegno, ma guarda, sono sicura che, come queste sono le immagini del Festival del Gioco, come capita per il Festival del Gioco, poi in realtà saranno i genitori quelli che vorranno scegliere la destinazione, perché noi proponiamo le attività per i bambini, però poi quelli che ritornano realmente bambini
sono i genitori. Allora la favola che si crea è che tutta la famiglia recupera una dimensione fanciullesca e impara a vedere anche il territorio e la montagna con gli occhi di un bambino, e sono gli occhi veramente più belli, dove vedere un animale nel bosco, vedere un albero molto alto, acquista un fascino completamente diverso. E quindi vogliamo portare, attraverso tutte queste novità, i programmi dedicati ai bambini, vogliamo riportare gli adulti a riscoprire quel bambino, quel fanciullo che è stato in loro, perché questo renderà la loro vacanza molto più emozionante e molto più esperienziale. Per accompagnarli in questo percorso, attraverso i nostri Family Hotel, abbiamo introdotto un programma nuovo che si chiama Family Emotion, viene messo a disposizione sia dagli alberghi di Folgaria che di Lavarone, quindi un programma settimanale o del weekend, quindi a seconda di quanto dura la vostra vacanza, dove dalla mattina alla sera avrete tutta una serie di attività organizzate da poter fare solo al bambino, se i genitori vogliono dedicarsi al relax, alla buona cucina, alla bike, o da fare tutti insieme, ma un programma che viene fatto all'esterno, quindi camminate, escursioni in biciclette, le fattorie didattiche, tante tante cose che faranno parte della vostra vacanza nei Family Hotel e Residence dell'Alpe Cimbra. Che in genere sono cose che si trovano in Alto Adige oppure in Austria, e quindi in località lontane, no? Tutte queste organizzazioni per i bambini, tipo Kinderheim, eccetera, invece ci sono previste anche da voi. Ci sono, credo che il vantaggio che ha il nostro territorio è di essere di per sé un territorio molto più adatto alla famiglia, perché l'altitudine sicuramente è accattivante, però non tutti possono godere di queste montagne o di questi percorsi che possono essere anche un po' difficoltosi. Noi ci troviamo in un enorme alpeggio dove tutti possono scegliere l'escursione a loro misura, ma soprattutto lo fanno sempre con grande serenità, si sentono a loro agio, quindi è una montagna amica, e questo fa sì che anche le attività per i bambini poi possano essere sfruttate veramente al massimo e essere fatte in esterno, non all'interno, perché all'interno ci stiamo già tutti troppo tempo, quindi sarà tutto all'aria aperta e tutto a misura di bambino o di persone che non hanno comunque una grande dimestichezza con l'ambiente della montagna. Restando sempre al settore bimbi famiglia, abbiamo parlato di eventi anche, che cosa c'è per loro? C'è tantissimo, partiamo subito dal 2 al 5 giugno con questo grande evento che è Recuperando il Tempo, un intero lungo fine settimana dove vi riportiamo indietro di 100 anni, quindi come si viveva in montagna 100 anni fa attraverso la rievocazione degli antichi mestieri, come si mangiava in quegli anni, una cucina povera ma una cucina fatta anche di tanto amore, fatta di cose semplici, la cena del soldato a Forte Belvedere, perché poi tutto nasce da questo, no? C'era la guerra, c'erano dei momenti difficili, però queste persone ritrovavano la voglia di fermarsi e di fare un pranzo conviviale, quindi andremo a riproporre proprio la cena a Forte Belvedere, il valzer all'interno del forte, quindi un programma veramente molto ricco che spazia dalle fattorie didattiche, escursioni in bike e trekking per scoprire il territorio da un punto di vista completamente diverso. Per questo evento è necessaria l'iscrizione, quindi poi come sempre nel nostro sito che è alpecimbra.it troverete tutti i riferimenti, ma è un evento a cui invito tutti veramente a partecipare, perché sarà un modo diverso per scoprire l'Alpe Cimbra. Questo assolutamente. C'è ancora il Festival del Gioco? Il Festival del Gioco c'è, e guarda, e come ti dicevo prima, è proprio la testimonianza che poi sono i genitori, io ricevo su Facebook continue sollecitazioni perché vogliono tutti i particolari, si devono iscrivere, i genitori se non riescono a partecipare a qualche laboratorio si arrabbiano, quindi ritorna dal 24 al 30 di luglio, il tema quest'anno sarà il green, quindi la sostenibilità, quindi ancora una volta laboratori, fattorie didattiche, giochi come questo che è il gioco delle sfere, dove vedete che l'elemento predominante è il legno, quindi attraverso il festival si riscoprono, si ripropongono gli elementi della natura in maniera diversa, e soprattutto andremo a lavorare sulla sensibilità a quello che è il riciclaggio, quindi tutta la parte di laboratori o di spettacoli sarà proprio legata a questa tematica per coinvolgere i bambini in una settimana indimenticabile. E quindi anche i pupazzi. Pergi, Flip Flick, l'orso per pruner, che poi sapete li ritrovate tutti nel sentiero dell'immaginario, che invece è un allestimento permanente
su Luserna. Questi sono quegli ospiti e quegli amici particolari che poi fanno affezionare le persone al nostro territorio. Perfetto, allora, perché abbiamo così, andiamo per capitolo, se no poi ci dimentichiamo, abbiamo dedicato ai bambini. C'è qualcosa nella, a parte andiamo a scoprire un po' la Valsugana, dedicato proprio alle famiglie, così chiudiamo anche il capitolo, poi andremo ai super sportivi, a persone di altre età, eccetera, che ce n'è tanta. Ma sicuramente, come il territorio degli amici dell'Alpe Cimbra, anche il territorio confinate. Con cui confiniamo, esattamente, ha tantissimo da offrire per le famiglie. Diciamo che siamo una destinazione con target famiglia, anche grazie ai laghi di Levico e Caldonazzo, queste due perle, io le chiamo perle perché sono dei laghi che hanno ottenuto il riconoscimento della bandiera blu per il terzo anno consecutivo. Ah, hanno per, la bandiera blu, quindi, hanno la bandiera quindi blu c'è la balneabilità, insomma. Assolutamente sì, sono balneabili da maggio, lo scorso fine settimana stavano già facendo il bagno e si continuerà poi fino ad ottobre. Perché? Perché sulle spiagge ci sono tantissimi lidi attrezzati, ci sono tantissimi parchi giochi dove far giocare i bambini, dove i genitori possono stare in tutta tranquillità, possono degustare i prodotti tipici nei ristoranti che ci sono sulle rive dei laghi, quindi diciamo un prodotto familiare veramente forte. Questo sia sul lago di Caldonazzo che sul lago di Levico. Il lago di Levico è un lago più piccolo rispetto al lago di Caldonazzo, però non ha nulla da invidiare agli altri laghi del nostro territorio. Queste immagini che stiamo vedendo sono... Questo è il lago di Levico. Come vedete è un lago che... In mezzo alle montagne, esatto, lo chiamano, è come un fiordo norvegese perché l'ultima parte è proprio incastonata nella montagna, ci si arriva tramite una bellissima passeggiata che hanno recuperato anche nell'ultimo periodo e che hanno tabellato e che si può fare tranquillamente anche con i bambini, dura circa 2 ore ma è veramente bellissimo perché si possono vedere tantissimi animali, si passa nel biotopo e quindi è veramente interessante. Partendo da dove? Si parte dalla spiaggia libera del lago di Levico e si fa tutto il giro e si ritorna nella spiaggia libera. Ah, quindi è un circuito, insomma. Sì, è un anello. È una passeggiata d'anello e diciamo che con un bambino, io l'ho fatta con i miei figli e quindi in 2 ore riesci a farla tranquillamente. Sì. Caldonazzo invece? Caldonazzo invece è un lago più grande e si possono praticare tantissimi sport anche sul lago di Caldonazzo, magari un po' più adrenalinici, quindi con la velica, c'è l'associazione velica che ti insegna ad andare in barca a vela, oppure lo sci nautico, ricordiamo abbiamo anche un campione mondiale che è proprio nato lì da noi e si allena sul lago di Caldonazzo che è Thomas De Gasperi, e c'è questo centro nautico dove tu puoi provare a fare sci nautico, quindi qualcosa di più attivo e molto più che quello che stiamo intravedendo. Questo che stiamo vedendo no, è Levico. Sempre. Ah, sì, quindi con è Levico, lo sfondo. Che vicino c'è anche la parte abitata, insomma. Esatto, la parte alta è tutto il centro abitato, mentre il lago di Levico è a fondo paese, esatto. In 10 minuti a piedi si arriva in centro, un bellissimo centro, tutto rinnovato, e si possono visitare anche le terme di Levico con il parco asburgico della principessa Sissi. Ancora attive sì, sono delle terme curative con acqua arsenicale ferruginosa, aprono ad aprile e finiscono la loro stagione a novembre e sono le acque più alte d'Europa perché sgorgano a 1500 metri e poi vengono portate a fondo valle dove si fanno le cure. Che tipo di cure sono? Sono delle cure antistress, malattie per la pelle, curano tanti bambini per quanto riguarda adenoidi e quindi fanno inalazioni, aerosol, c'è proprio una prevenzione, hanno una campagna di prevenzione dedicata proprio ai bambini e sono veramente tanti e fanno veramente bene. Sono vicina, infatti io sono qua che sto pensando, io penso di non esserci mai stata, a meno che non fosse stata in tenerissima età, eppure sembra che siano anche vicine. Sono in contiguità, allora diciamo che sono... Allora, come si raggiungono? Vediamo un po' di fare una piccola mappa per i nostri telespettatori. Allora, per chi arriva ovviamente da Padova o dalle città vicine, l'arrivo più immediato alla Valsugana è sicuramente la statale della Valsugana. Per chi arriva e che invece vuole arrivare sull'Alpe Cimbra,
è sempre la 31 che è la via più immediata. Quando si arriva sulla sommità dell'Alpe Cimbra ci si butta giù letteralmente sul lago di Caldonazzo e di Levico. Dalla cima delle nostre montagne, sia dalla parte di Folgaria che di Lavarone e Luserna, voi avete questa visione proprio sui laghi, da noi si vedono dall'alto. Il motivo di questa unione, anche di presentazione di Alpe Cimbra con Valsugana, è proprio questa, cioè noi vogliamo dare ai nostri ospiti una visione più ampia del territorio trentino e per rendere più interessante la loro vacanza. Allora, anche alternativa magari per chi c'è già stato, ha delle opzioni diverse. Allora la divisione è una divisione come avviene tra i comuni, no? Ma poi l'ospite tende a non percepire questa cosa. Allora sono due territori in continuità la cui offerta è estremamente complementare, quindi l'offerta del lago balneabile, del lago un po' più caldo che si associa a quella del lago di Lavarone, quindi non siamo solo montagna, siamo anche acqua. La distanza dall'Alpe Cimbra a Caldonazzo è di 20 minuti, un quarto d'ora, quindi siamo veramente vicinissimi. Quindi l'ospite che è in Valsugana può venire durante il giorno quando vuole a visitare l'Alpe Cimbra e viceversa, quindi durante la sua vacanza ha a disposizione un territorio ancora più ampio che poi noi abbiamo cercato di rendergli ancora più fruibile attraverso lo strumento della guest card, che voi sapete è questa card della provincia di Trento a cui le nostre APT aderiscono e il cui slogan è ti regaliamo il Trentino, perché è veramente così, ti diamo il Trentino in una card. Allora piano perché dopo ci dicono che parliamo troppo veloce, troppe cose in poche guest card, capitolo guest card, spieghiamolo bene per chi non se lo ricordasse, e comunque ritorna, c'è ancora di proposta per questa stagione che si apre. Sì, adesso com'è strutturata? Spieghiamolo a capitoli. Allora, la guest card intanto già da quest'inverno ormai è operativa su tutto l'anno, quindi vale 365 giorni l'anno, viene rilasciata con modalità diverse dagli albergatori aderenti alle varie APT e da quindi anche voi in Valsugana, sì, anche certo. In Valsugana, quindi gli ospiti delle nostre strutture ricevono la guest card, grazie a questo strumento hanno la mobilità su tutti i mezzi di trasporto gratuita, quindi possono lasciare la loro macchina in hotel e grazie alla guest card accedono al trasporto messo a disposizione dalle località e agli impianti di risalita nel caso di Folgaria e Lavarone. Quindi grazie alla guest card per andare a mangiare in un rifugio o portarsi più rapidamente in quota o portare in quota la bicicletta, con la guest card si sale gratuitamente, ma poi ancora la guest card dà l'accesso gratuito a tutto l'impianto museale del Trentino. Che quindi, non è cosa di poco conto. Che non è cosa di poco conto. Che non è cosa di poco conto. E poi perché comprende cosa, ricordiamolo. Tutti i musei, quindi dai musei della città di Trento, il Muse, il Mart, ai castelli, Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, i nostri forti, quindi Forte Belvedere, Forte delle Benne, quindi tanta offerta culturale inclusa nella card. E poi noi, siccome non ci stanchiamo mai, ci siamo inventati anche qualcos'altro. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Cioè, abbiamo deciso di mettere assieme alcune attività noi Alpe Cimbra, e quindi i nostri ospiti e gli ospiti di Folgaria Lavarone e Luserna con la Trentino Guest Card avranno diritto a partecipare a delle attività più che altro sportive sia sul territorio dell'Alpe Cimbra sia in Valsugana, come escursioni di trekking, le visite, escursioni più le visite ai forti, delle escursioni in mountain bike e tante altre attività che si possono fare e che sono complementari comunque nei nostri due territori. Ecco, però per farti un esempio, uno che vuole farsi una vacanza in bicicletta avrà due uscite accompagnate gratuite sul nostro territorio e due sulla Valsugana, quindi per quattro giorni non mi devo preoccupare, ho le mie guide di mountain bike su dei percorsi molto interessanti ed sono già comprese nella guest card. Noi abbiamo fatto un calcolo medio per capire qual è il valore che diamo a una famiglia. Perché non è a pagamento la guest card? Ci sono modalità un po' diverse. Nel nostro caso viene offerta gratuitamente dagli alberghi aderenti all'Alpe Cimbra. Per cui uno va in un albergo aderente all'Alpe Cimbra, dorme lì 1, 2, 3, 5 e riceve automaticamente la guest card. Addirittura a partire proprio da quest'estate, nel momento in cui effettuano la prenotazione in albergo, riceveranno le informazioni per prestamparsi la guest card da casa, gli arriverà anche sullo smartphone, sul telefonino, e quindi possono già arrivare in località pronti con la loro guest card. E,
quello valore, che il valore che, se vi dicevo, esatto. Esatto, il valore. Abbiamo fatto una stima di una famiglia con due genitori e due bambini che la utilizzano in maniera normale, non intensiva, il valore che gli viene regalato è di 350 euro nel corso di una settimana. E quindi questo è un motivo in più per scegliere il Trentino, a Valsugana e l'Alpe Cimbra come modalità per fare vacanza, perché non ci pensiamo, si pensa solo all'ingresso al museo, quanto viene gli ingressi ai musei, gli impianti di risalita, le escursioni, quindi alla fine c'è un valore aggiunto alla vacanza che è decisamente è molto alto. Importante, infatti. E invece l'altra cosa, volevo chiedere, per chi invece non dovesse soggiornare però vuole comprare la guest car, può farlo? Lo può fare nei nostri uffici, e ha un costo di 40 euro, e vengono negli uffici APT, esatto, e perché comunque credo che la convenienza a questo punto ci sia, sì, lo stesso, indubbiamente, non è che... assolutamente sì, cioè, perché comunque è un valore di 40 euro, se visiti già 2-3 musei o un castello, diciamo che si è pagata. La guest card è personale, cioè ognuno ha la sua? Allora, la guest card può essere personale oppure può essere anche per un piccolo gruppo, 3-4 adulti fino a un massimo di 10 minori. E quindi se viene una famiglia, da noi vengono tante famiglie tedesche, olandesi, e quindi hanno tanti figli, quindi possiamo fare una guest card unica e sono più comodi anche per loro. Per agevolarli, perfetto. Sì. Allora, torniamo insieme tra pochissimo, pubblicità.